piccolo spazio pubblicità. E abbiamo parlato praticamente delle tecniche del powerlifting. Quante volte allenarsi, quante volte fare, diciamo, poter fare lo stesso muscolo, viene più o meno messo, considerato intorno alla una volta a settimana, per un semplice motivo: la tensione che noi andiamo a dare sul muscolo è veramente elevata, soprattutto se noi comunque utilizziamo dei metodi che sfruttano solo un distretto muscolare ben specifico alla volta, ok? Poi se si sfruttano più distretti muscolari specifici alla volta, là si arriva proprio a tempi leggermente più lunghi. A seconda della tecnica che noi andiamo a utilizzare, quindi un Blistar, anche un Hatfield poteva essere utilizzato, andate a vedere il video, per comunque un buon mantenimento della forza e anche uno sviluppo, un bulgaro, là si capisce se effettivamente quanto possa fare un male un muscolo dopo che si lavora di potenza, ok? Si passa praticamente dalle 2 ripetizioni alle 12 alle 25, ok? Se si lavora sui carichi massimali alle 2-1 ripetizioni si inizia a caricare veramente tanto, e soprattutto a livello nervoso, di impulso, c'è bisogno di più tempo per ricaricare proprio la batteria, ok? Voi dovete immaginare che un impulso praticamente che può dare la corsa è un impulso di bassa, diciamo, frequenza, ma continuo nel tempo. E la stanchezza che viene è proprio perché viene ripetuto tum, 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 però la frequenza viene mantenuta bassa. Su uno squat di 200, 250, 300 kg, l'impulso non è continuo. Arriva praticamente una massa elettrica al muscolo, come per dire ce la devi fare adesso. Tutto concentrato in quelle ripetizioni, 3, 4, 5 ripetizioni massimali oppure ripetizioni singola. Certo. E allora tu sei praticamente là che dici va bene, carico. E praticamente è come mandare il nostro sistema nervoso in primis e poi anche a livello muscolare in sovraccarico, praticamente come se lo spinge al massimo, ok? Qua però stiamo parlando appunto di soggetti che sono principalmente già avviati nell'attività. E allora un ragazzo, no? Come si avvia? Come lo fai approcciare? Come lo facciamo approcciare? Il soggetto viene per esempio da me e mi dice: guarda Giuseppe, io vorrei fare potenza, vorrei sviluppare la forza. Ok, va bene. Innanzitutto dobbiamo vedere se questo ragazzo a livello biomeccanico può fare attività di questo genere. Abbiamo parlato poc'anzi, perché comunque abbiamo detto che i video li stiamo registrando di fila e andate a beccarli, dell'importanza del rachide. Anche qua gioca un ruolo molto molto marcato. Degli scompensi di qualsiasi natura, ci fossi lordosi o scoliosi, si possono tramutare in delle lesioni molto importanti, proprio per i carichi che vanno utilizzati. In più la mobilità articolare per quanto riguarda ginocchia e anche, diciamo, la anca, coxo femorale, anche le anche, o le spalle, non è uguale, o dei gomiti, non è uguale per tutti. Abbiamo parlato prima dell'iperestensione, ok? E anche questa bisogna vedere effettivamente se c'è, se non c'è, quindi bisogna fare prima un'anamnesi del ragazzo per vedere se può affrontare questo tipo di attività. Questo tipo di attività, sì. Sì, dopodiché si procede praticamente con impostare un tipo di allenamento, principalmente facendoli ridurre, ma anche un allenamento che anche già c'ha, che ha già di per sé, no? Perché quasi tutti i ragazzi lavorano sulla monofrequenza. E vedere un tipo di allenamento che già utilizza e cercare di fargli scalare leggermente le ripetizioni. Per esempio, di solito il ragazzo lavora tra le 10 e le 12 perché vuole il muscolo gonfio, li faremo scendere tra le 10 e le 8, poi piano piano tra le 6 e le 8. Già quando si scende alle 6 ripetizioni bisogna che cosa? Impostare un tipo di allenamento diverso. Qui le scuole di pensiero si aprono e inizia praticamente un excursus in tutta praticamente la storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Ma tu come lo imposti? Ma allora io lavoro in multifrequenza anche di potenza, io metto, ci metto anche i bicipiti, io ci metto praticamente, faccio le gambe con le spalle, il petto lo lavoro da solo, inizia praticamente ad esserci una mole di chiacchiere. Diciamo che tutti hanno ragione e tutti hanno torto. Sì. Io utilizzo praticamente un metodo personale che ho sviluppato io col tempo, per praticamente qualcosa che appunto riguarda me, ok? Che è un Hatfield scomposto, ok? Ne abbiamo parlato largamente anche nel nostro video dedicato. E si utilizza, bisogna vedere che cosa si vuole andare a utilizzare. Partiamo per esempio con le gambe, noi facciamo un allenamento di gambe
partiamo con un buon riscaldamento e partiamo praticamente con il primo esercizio, i primi esercizi molto pesanti. Io di solito tendo a fare fino a 8 serie, diminuendo gradualmente il peso. 8 per preparatoria, la sesta, poi praticamente sono 8 ripetizioni, la seconda serie la faccio da 6 e inizio a prepararmi. Inizio a fare la terza ripetizione intorno tra le 4 e le 5 ripetizioni, sì. La terza serie, scusatemi, proprio perché mi devo avviare al carico. Le ultime 5 le carico tutte, faccio dalla 3 fino alla ripetizione singola. Quindi cerco di dare l'impulso più diverso per diverso. Quindi sì, fondamentalmente diversifichi l'impulso che va a dare. Assolutamente sì. Anche il tempo di contrazione è diverso. Certo. Le tre ripetizioni richiedono fino a circa 8 secondi di contrazione, comunque di esercizio. La ripetizione singola 4 secondi, se proprio siete lenti, 5 secondi, ti è proprio state facendo lenti. Appunto per di contrazione. Dopodiché inizio praticamente a sviluppare un programma che si discosta dal primo esercizio, quindi utilizzando per esempio una leg press, una degli affondi, anche la leg extension, man mano tendendo ad aumentare di più le ripetizioni e diminuendo i tempi di recupero e aumentando le ripetizioni e le serie, ecco, diminuendo le serie, ecco questo volevo dire. Purtroppo sto visto uscendo lungo e mi sto impappinando. In questo modo che cosa andiamo a fare? Rimaniamo su un volume molto alto con dei recuperi molto bassi. Ed è qualcosa che va a toccare più fibre muscolari soprattutto, ma è qualcosa che, diciamo, tende quasi a far recuperare, a riposare il muscolo da un impulso elettrico eccessivamente elevato che abbiamo dato all'inizio. Di base è questo. C'è recupero organico anche. Sì, comunque si fa dare un pump, più nutrimento e quant'altro. Questo però è qualcosa che deve avvenire nel giro di mesi. Non pensate che guardando questo video poi andate in palestra, ok, facciamo come dicevi, partiamo 8 serie, magari fino al giorno prima ne avete fatte 3 o 4, ma 8 serie, così, random. No, va fatto praticamente nel giro di anche 6-7 mesi, quindi qualcosa, è un processo molto lento, e nel giro poi di anni si inizia a prendere la padronanza dell'esecuzione vera e propria, certo. Ok? Però per quanto riguarda invece l'integrazione di tutte le metodiche che riguardano appunto il powerlifting, si possono inserire ciclizzandole. Si vuole per esempio un periodo per il Build Star, si vuole mettere tranquillamente quello. Se vogliamo mettere appunto un periodo appunto dove vogliamo caricare di più, possiamo mettere un bulgaro. Vogliamo mettere un periodo di mantenimento, possiamo mettere un APR6. Sì. E che cos'è l'APR6? Un'altra metodica di allenamento. Si calcolano praticamente queste tre ripetizioni massimali, quindi il 100% delle 3 RM, è in base a un calcolo che si fa dalle 50, 75 e poi 100% delle 3 ripetizioni massimali, andiamo a calcolare le 6 ripetizioni della prima serie, sono 4 serie fondamentalmente, le prime 6 ripetizioni col 50% del carico massimale, col 75 se ne fanno 3, poi si caricano sulle ultime 2, si caricano praticamente il 100% delle 3 RM. Ok, questo è un buon mantenimento, per esempio. Sviluppa la forza? Sì, diciamo che può sviluppare la forza se si inizia a caricare già dalla prima. Le metodiche di allenamento sul powerlifting ci sono veramente in quantità industriali. Ci sono anche quelle che considerano 3 serie da una sola ripetizione. Ce ne sono veramente, veramente tante. L'unica cosa che vi posso consigliare, se vi volete approcciare al powerlifting, cercate di capire se effettivamente a livello organico, biomeccanico, siete portati per fare questo tipo di lavoro, perché le lesioni che possono... Prego. Le lesioni che ci possono essere sono veramente elevate. Quindi, abbiamo fatto un rapido excursus, ok? Sul fatto dei metabolismi ne abbiamo già parlato. Questo è un tipo di metabolismo che... tipo di allenamento che sfrutta il metabolismo della fosfocreatina e solo in seguito, se si prosegue nell'allenamento, sviluppa quello della glicolisi anaerobica, o comunque la parte comunque anaerobica lattacida. Ok, quindi sviluppo dell'acido lattico, ecco, chiamiamolo così. L'acido lattico, e qui poi c'è qualcuno che si va a rivoltare. Però lasciamo. Comunque, poi di qua poi parleremo comunque di altro. Diciamo che principalmente per gli sport di potenza, di forza,
sono praticamente la fosfocreatina che viene consumata. Quindi i recuperi devono essere pure lunghi. Nel primo esercizio dove si carica tanto, o comunque negli esercizi dove si intende a caricare tanto, bisogna praticamente utilizzare dei recuperi che vanno dai 2 minuti e mezzo fino anche 5-6 minuti. Sempre in proporzione al carico che viene utilizzato. Se fate le prime due serie, 8 e 6 ripetizioni, e siete praticamente al 60-70% del massimale, è inutile che recuperate 10 minuti. Fatele veloce, buonanotte, perché tanto quel tempo lo perderete nelle ultime 3 o 4 serie, dove dovete, dovete recuperare anche intorno ai 5 minuti, per farvi capire. Questo è stato semplicemente un breve excursus su per quanto riguarda gli esercizi di potenza. Ce ne sono veramente altre tecniche, non le possiamo dire tutte qua per questo di tempo. Io vi invito, se volete dei chiarimenti in modo specifico, contattateci sulle nostre pagine Instagram e Facebook per avere dei chiarimenti specifici. Allora là faremo praticamente dei piccoli vlog, dove parleremo del singolo, della singola tecnica, del singolo esercizio. Approfondiremo. Sì, diciamo. Dello specifico parleremo. Ok? Se no, parlare e dirle tutte qua in questo ambito uscirebbero praticamente 300 video parlando sempre della stessa sarebbe cosa. Sarebbe impossibile. Io ho detto tutto quello che dovevo dire. Poi vi ripeto, sta a voi lasciare un buon feedback al video e comunque dare anche delle novità, dare notizie vostre, ecco, come vi siete trovate. Quindi questo video diciamo che termina qui. Sarà diviso in due sicuramente. Sarà splittato in due parti, sì. Dopo tutto quello che hai detto non ci resta che augurarvi un buon allenamento e tanti saluti da InSport. Ciao!